L'apertura del congresso nazionale SIAPAV per la prima volta in Abruzzo si è aperta all'Aurum. Le altre due giornate invece al Pala di Martin di Montesilvano. È un appuntamento molto importante perché intanto è la prima volta che la società organizza un evento nella nostra regione e poi riconoscimento al lavoro che noi stiamo svolgendo, quindi per noi è una cosa di estrema importanza, di estrema rilevanza. Avremo nei tre giorni circa 500 medici presenti all'evento e la cosa particolarmente importante è che avremo moltissimi giovani che partecipano a queste tre giornate. Stiamo tracciando quello che sarà il futuro della società, un futuro ovviamente rivolto alle nuove generazioni, rivolto alla ricerca, rivolto alla formazione per portare sempre più innovazione e progresso per i nostri pazienti vascolari che sono una categoria molto diffusa e particolarmente importante perché la patologia vascolare è l'anticamera sostanzialmente di molti altri eventi come le cardiopatie ischemiche, come l'ictus cerebrali, ma anche l'arteriopatia periferica che può dare grande disturbo alla vita quotidiana del paziente e alla qualità di vita. La SIAPAV ha la fortuna di occuparsi della patologia vascolare a 360 gradi, quindi affrontiamo il problema dell'ipercolesterolemia, il problema del diabete, il problema dei fattori di rischio cardiovascolari non da un solo punto di vista ma da un punto di vista multidisciplinare. Oggi abbiamo avuto la fortuna di veder partecipare altre società a noi sorelle come quella dell'aterosclerosi oppure anche insomma colleghi della diabetologia, della nutrizione e questo chiaramente ci permette di controllare, lavorare sui fattori di rischio cardiovascolari in maniera molto completa, molto armonica anche con gli altri colleghi. Qual è il nostro obiettivo? Quello di sensibilizzare i medici, i pazienti e la popolazione sul controllo ottimale dei fattori di rischio cardiovascolari, sia come stile di vita, nutrizione, ci siamo oggi concentrati molto su questo aspetto. Per noi medici ospedalieri, questo è un incontro annuale indispensabile per la nostra attività clinica, ovvero un congresso di queste dimensioni con questo tipo di informazioni che vengono dall'Italia ma anche da relatori europei. Non fanno altro che arricchire il nostro bagaglio culturale e portare al letto del paziente, bedside come si dice, quelle che sono le novità in ambito di diagnostica e di terapia.